Buongiorno e buon lunedì per me. Per voi non lo so che giorno sarà. Allora, in teoria dovrebbe essere. Allora, io domani martedì pubblico il primo, poi mercoledì, giovedì, forse venerdì per voi, se non sbaglio. In ogni caso, stamattina è il 30 novembre e io mi sono svegliata alle 7:25. Non ho sentito la sveglia perché Greta stanotte mi ha fatto impazzire come sempre, nel senso che non ha dormito. E io e Gaia dovevamo essere all'asilo alle 7:40. Quindi, ragazze, ho fatto le corse. Praticamente l'ho vestita che era ancora nel letto tra un po'. E proprio a correre. È stata bravissima perché davvero bravissima. Adesso mi sono riaggiustata perché ero impresentabile, ma vi giuro, ragazze, una stanchezza addosso. E do una riassettata alla casa veloce perché più che altro vorrei fare il menù settimanale con le cose che ho in frigo per cercare di non andare a comprare, vedere proprio se mi serve qualcosa da dover andare a tutti i costi. Poi voglio fare anche delle decorazioni di Natale fatte in casa per poi anche editarle su Instagram perché ve l'avevo detto che volevo pubblicare qualcosa. E poi in teoria dovrei anche registrare il video sul calendario dell'avvento che dovrei pubblicare su Instagram, ma non ce l'ho fatta. E devo anche montarlo sto calendario dell'avvento perché l'anno scorso l'avevo tutto smontato e devo montarlo. In teoria oggi vorrei provare ad andare a vedere anche se trovo dei rami in giro per il paese, o comunque per i boschi, ok? Perché mi servono dei rami da mettere in casa, volevo mettere dei rami. Mi sembra che non ne abbiamo più in giro perché. Ma dovevamo avere. Ah sì, perché l'ultimo ramo che avevo l'ho utilizzato proprio per attaccarlo al muro in salone. Adesso faccio il letto di Gaia, metto a posto la cucina, guardo un attimo in lavanderia, do una pulita al bagno, solite cose. Devo muovermi perché sono già le 9:30. Di stamattina non ho più ripreso nulla, però il problema è che ne ho fatte 8.000, ero già in ritardo, ho messo a posto tutta la casa. Poi ho girato il video per l'IGTV del calendario dell'avvento e poi sono andata a prendere Gaia, ho portato Gaia a dormire. Ho fatto tante cose e quindi non sono riuscita a riprendervi niente della mattinata, però adesso collaboriamo, ragazze. Uno, perché devo montare il calendario dell'avvento, perché noi ormai ce l'abbiamo da tanto tempo, utilizziamo sempre quello che abbiamo sempre avuto dal secondo anno, perché il primo anno no, si era distrutto, erano dei sacchetti, no, si era distrutto. E, solo che lo smonto ogni anno perché lo attacco dei rami. Quindi adesso lo montiamo insieme e poi devo finire di fare delle decorazioni anche ancora in casa. In teoria dovrei fare questo benedetto menù che non sono ancora riuscita a girare oggi, però quello sicuramente se giro il video, cioè se faccio il menù vi giro il video, ve lo inserisco in un video a parte. Però dobbiamo farne un po' di cose, quindi adesso vi porto con me. Devo semplicemente ricordarmi che voi desiderate i vlogmas, quindi io devo ricordarmi che i miei giorni devono essere condivisi nonostante la loro noiosa, 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 noiosa condivisione. Perché, ragazzi, io non faccio niente di emozionante nella mia vita, cioè non sono un influencer, capite? Cioè non c'ho niente da farvi vedere, tipo prodotti, parlarvi, o che ne so, la mia vita super figa, super yeah, cioè. No, c'ho niente, cioè pannolini, urla, capricci, cibo, non lo so, sensi di colpa, la mia vita. Cioè, proprio un trailer fantastico. Allora, ho recuperato i rami con i quali l'anno scorso avevo organizzato il calendario dell'avvento, anche se un anno l'avevo anche fatto qua, sul tombolo. Adesso manca una parte perché l'ho utilizzata per il centro tavola. Sapete che io, cioè, ovviamente sono la donna del non spendere, utilizza quello che hai in casa. Ecco. E quindi mi ricordo che però quando avevo utilizzato questo, tutte le buste andavano una sopra l'altra, risultavano tutte disordinate, cioè sclerovano, mi piaceva, aspettate che non posso mangiare un chiclas perché sto parlando con voi, maleducazione. Comunque, adesso vi faccio vedere le foto.
robuste, perché vedete sono grandi, le avevo fatte così. Il primo anno mi ricordo che avevo utilizzato un pezzo di un cartone, l'avevamo decorato io e Gaia con i glitter e tutto, avevamo scritto Natale 2016 forse, non mi ricordo. E niente, e l'avevo messo attaccato a sto cartone con le mollettine, poi però con gli anni a forza di aprire e chiudere queste mollette si sono rotte, non mi andava di rifarlo. Comunque era un pezzo di un cartone, di uno scatolone che era arrivato in casa, quindi era già abbastanza rovinato. E mi sembrava forte effettivamente come idea utilizzare il legno, cioè i bastoni. Magari potrei farne due distanziati, però dove lo appendiamo? In cucina, lo appendo lì. Perché l'anno scorso mi ricordo che l'avevo appeso lì. Adesso devo pensare. Comunque queste sono le buste, vedete? Le avevo fatte io con la carta questa decorativa, era un album di disegno, cioè un album con queste carte decorative e avevo fatto la busta, tutte le buste con la colla incollata. Comunque reggono un sacco, cioè sono nuove praticamente. Poi avevamo fatto, mi ricordo, insieme io e Gaia, lei era piccolina, i numeri con la colla a caldo glitterata. E li avevamo fatti tutti insieme. Che effetto! Questi li aveva tutti scritti perché poi lei era piccolina, quindi ci aveva anche scritto sopra. Allora, in alcuni si è perso e vedete, sono rimaste attaccate le mollette, i filini. Quindi dovrò rimettere tutti quanti i filini. In alcuni ci sono già, in altri no. Mannaggia, che noia. Vabbè, adesso devo rimettere. Vabbè, intanto mettiamoli qua. Li avevo tutti controllati per vedere che ci fossero tutti i numeri, che non mancasse qualcosa. E niente, ok. Adesso vediamo di provare a fare qualcosa di decente. Allora, il calendario l'ho finito, alla fine è venuto così e l'ho messo dove avevo messo l'anno scorso, l'altro, quello però sulla ghiera lì rotonda, o 2 anni fa, adesso non mi ricordo, ragazzi, perdonatemi. Comunque, io dico la verità che non mi dispiace, alla fine ho fatto anche con il filo per il macramè questi alberelli super minimal, uno un pochino più piccolo, quelli più piccoli vengono meglio perché rimangono più aperti, avrei dovuto, a parte usare più fili, ma stavo tipo impazzendo e mi ci è voluto un sacco, e poi mettere una stoffa dietro in modo tale che rimanesse un pochino più solido, però alla fine anche così è carino. Poi ho fatto due di queste nappine, una con il filo di juta e una invece sempre col macramè, e qua le lucine, i due rami e basta. Ogni giorno Bobo, vediamo se porterà qualcosa. Adesso volevo guardare in freezer. A parte che c'è un casino ovunque, devo ancora finire la ghirlanda, cioè devo ancora poi iniziare a fare la ghirlanda. Cos'è che ancora non ho fatto? La ghirlanda? Ma qualcos'altro anche sicuro, cioè in teoria c'è un sacco di cose da fare. Ma mi sa proprio di no, perché questa è... Perché ultimamente non scrivo?
Comunque potrei tirare già uno di questi fuori, qua c'è, no? Qua ci sono. Cos'è? Io metto su quelli, poi magari metto su questi bastoncini qua che ho comprato l'altro giorno, finti di pesce, vediamo, e poi i piselli di contorno, che tanto sono sicura che Greta me li mangia, e due carote che io me li mangio. Ok, per stasera me la sono risolta. Il problema è che adesso devo assolutamente fare il menù, perché altrimenti domani sono punto a capo. Sono le 5 e un quarto, quindi metto già su tutto, in modo tale che perlomeno verso le 6 e mezza le faccio mangiare alle bambine, e poi rimaniamo solo io e Elias. Ma io penso che mi berrò un tè, un caffè, un orzo, un qualcosa, perché ragazzi, vi giuro, ho mangiato. Ah, stamattina ho mangiato i biscotti, no, la torta. Poi a metà mattinata ho mangiato i biscotti. Poi sono andata a prendere, sono in preciclo. Sempre ciclo, poi quando a volte sono mangio. Vabbè, comunque brutti rapporti col cibo. Brava Stella. E in ogni... Sì, ma chiudiamo il freezer. Che dite? Direi di sì. Poi appunto ho mangiato le patatine in busta. Arrivata a casa. Cosa fai? No, cosa è successo? No, dimmi. Cosa è successo? Dillo alla mamma. Dillo alla mamma. Cosa è successo? Oh no, aia. Dimmi, raccontami tutto. No, perché ti giri dall'altra parte? Sei così arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Una pazza questa bimba. Una... Dimmi. Sei un po' una pazza. Oh, le tette. Cosa c'è? Cosa c'è lì, le lucine? In camera di Gaia? Wow. Vero? Hai bevuto un po' d'acqua? Aia. Aiuto per amore. Guarda mamma. Aia, dimmi. Che ci facciamo sul pavimento? No, perché davvero non siamo. Tu sei guardabilissima sempre in tutti i modi. Io sono inguardabile. Così perlomeno sembra un po' più decente. Ciao. Che ci facciamo sul pavimento? È la testa di Greta quella? Fai gli addominali? Oh mamma mia, uno, due, mi stai dicendo che ho mangiato come una porcella, hai ragione. Devo fare ginnastica? Oh! Burger, sì, adesso mettiamo le carote. Ehi, Greta! Sono crude, più che altro sono congelate. Congelate non si mangiano, no? Mettiamo giù. Oh no, che c'è in secca? Questo carotino non ci piace. Ah.
Gaia sta già dormendo, mi piace molto come è venuta, devo dire la verità. Ho fatto un po' di fatica all'inizio perché pensavo di poter utilizzare solo i chiodi, invece con solo i chiodi non è andato a buon fine, ho dovuto mettere dei ganci a uncino e lì c'è il calendario dell'avvento. Qua c'è questa e adesso le ho spente però. No, bello, bello, mi piace, è il periodo dell'anno che adoro. Adesso io mi sono già struccata, porto dall'altare Greta all'atto Greta e speriamo che si addormenti in fretta e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!